Questo convinto su questa innovazione tecnologica che è il drone, e prima di passare ai lavori voglio ringraziare tutti i presenti, voglio ringraziare i colleghi delle province di Foggia, Lucera, Caserta, Napoli e Benevento che sono presenti in aula, e quindi grazie anche alla vostra presenza. Voglio ringraziare il Presidente Radernali per l'Ordine degli Architetti che è presente in sala, e chiaramente l'ingegnere Annunzi che ha organizzato questo evento, che è un evento abbastanza importante e significativo per la nostra professione. Grazie, e adesso passo la parola al Presidente. Grazie. Buongiorno, grazie della partecipazione sempre numerosa in questi casi. Grazie in particolare ai colleghi che vengono da fuori, l'amico di Pavia, che sono molto modo di telefonicamente, e nella sua email di richiesta di partecipazione ha detto il Nord se lo sogna, un'organizzazione di questo genere. E niente, Enzo parlava di numeri, penso che questa sala oggi è la prova che 4 anni di sacrificio che questo consiglio ha affrontato, sia con battaglie a livello del Consiglio nazionale, che in prima istanza la nostra piattaforma diceva che non poteva avere perché loro spingevano su GeoWeb, in effetti, cioè cercavano di oscurarci. E grazie a Tonino, l'intervento fatto a Roma nel Rione dei Presidenti, e grazie a Ezio siamo riusciti ad ottenere che la nostra piattaforma ha la valenza nazionale. Forse senza scordare di dire, praticamente gli iscritti fuori al collegio, in un numero di 700-800, cioè significa che è seguito in Italia, anche sui corsi. Si parla di 3.000 iscritti ai nostri corsi, il sito con circa 100.000 visitatori all'anno. Insomma, voglio dire, numeri importanti che siamo orgogliosi oggi di presentare. Questo lavoro affrontato nel 2000, in effetti, con la presidenza di Enrico, dove ha cambiato radicalmente il modo di pensare, cioè da un consiglio statico a un consiglio dinamico. E quindi questo anno, questi 4 anni che si sono chiusi, penso brillantemente oggi, e a breve dovremo affrontare le elezioni per un nuovo quadriennio, e penso il biglietto da visita è questo, insomma, credo. Esatto, grazie sempre Enrico. Oggi abbiamo 4 reti GPS stabile in provincia, che fanno parte della rete Italpos, dove i colleghi iscritti a questo collegio non pagano un soldo. Tenete presente che un abbonamento a Italpos per scaricare i dati costa in Italia circa 250 euro. Stiamo avendo un'esperienza in Gran Bretagna con un collega che è andato là, si voleva servire delle reti sempre Italpos europee. Sapete quanto gli hanno chiesto per scaricare i dati? 2.500 sterline, per dire la differenza tra noi e loro. Questo è, penso che, non voglio andare oltre, voglio dilungarmi, che sia più interessante che i colleghi illustrano un po' il funzionamento di questi agenci, che ahimè purtroppo io ho per televisione lo stendito solo in modo negativo, che scaggiano bombe gli americani con questi cose. Almeno oggi noi cerchiamo di invertire la rotta, diciamo che sono utili per la professione, ecco, per l'avvenire, per l'innovazione. E sinceramente noi come collegio, come consiglio, abbiamo mirato proprio in questo, cioè sempre
presentarvi prodotti innovativi che possono in un certo modo comunque portare a un ritorno economico. Questo è il ringrazio l'occasione l'ingegnere Iannuzzi che ci è sempre vicini, Antonio che è stato presidente fino all'altro ieri e ci onora di stare in lista per le prossime elezioni, grazie al mio presidente fratello e a coloro che interverranno. Grazie, grazie a tutti. Adesso chiederei il presidente Santo Suosso anche per un suo saluto. Grazie. Allora, grazie Enzo, grazie a tutti. Il mio intervento non era preventivato, sono venuto stamattina perché avevo il dovere invece di ringraziare tutti quanti voi per le attività che state continuando a fare, consiglio attuale, nella scia che avevamo percorso insieme fino ad oggi e devo dire che le cose migliorano sempre di più. Insomma, vedere stamattina l'allestimento, appena siamo entrati con tutta questa roba, insomma, mi ha fatto pensare che l'ingegnere Iannuzzi di stare in un altro collegio ancora più avanti dove l'avevo lasciato via. È la prima occasione di parlare in pubblico dopo aver lasciato il collegio, perché come sapete ho fatto un altro tipo di esperienza e coerentemente con quello che ho sempre pensato ho avuto la volontà di fare le dimissioni, perché pensavo che in quel momento era giusto farlo, perché è giusto non creare problemi alla categoria qualora ci fossero state delle situazioni particolari. E io coerentemente ho fatto questa scelta senza che nessuno abbia pressato, questa è fatta in mia libera coscienza. Enzo prima, Gennaro hanno tracciato un po' quello che è stato il bilancio di questi 4 anni e sicuramente, insomma, devo dire che è stato un bilancio positivo. Sulla formazione in particolare ci siamo impegnati tantissimo. È vero quello che sottolineava Gennaro, che c'è stato un momento in cui il nostro Consiglio nazionale non voleva approvare la nostra piattaforma Learning, che con grande sacrificio, devo dire, di Gennaro stesso e di Enzo in particolare, ma di tutto il Consiglio direttivo, avevamo improntato, l'abbiamo, lanciata da soli, con la nostra sul nostro sito, senza avere nessuno sponsor che ci potesse avviare. Abbiamo fatto veramente con le nostre forze, con l'aiuto dell'architetto Minucci, che saluto e ringrazio. Quindi voglio dire, poi questo ci ha fatto essere a livello nazionale molto, ci ha dato una visibilità enorme e questo è un fatto importante. Dopodiché chi ha pensato che io potessi lasciare il collegio senza continuare impegnandomi, al di là di come possono andare le cose, il mio impegno ci sarà sempre per la categoria. L'ho presa nel 2000 questo impegno, ho preso questo impegno insieme al compianto Enrico e lo porterò a termine fin quando Dio vorrà, nel senso che non c'è bisogno di essere presidente, consigliere o quant'altro. Io quello che dico a tutti quanti i miei colleghi, noi siamo stati sempre aperti, i contributi per la professione, per la categoria possono venire da tutti, non c'è necessità alcuna che deve essere una carica che ci può dare caro presidente Fraternale, penso che sia anche questo il tuo cavallo di battaglia, non è il fatto di stare in una lista o avere una carica, dare un segnale alla professione lo si può fare da fuori impegnandosi ovviamente e non pensare poi di arrivare ogni 4 anni e dire io voglio fare qualche cosa. Non è così, bisogna dare alla categoria in tempi non sospetti, questo è quello che ci tenevo a dire, perché l'impegno è tanti di noi sono venuti da me quando avevo la responsabilità del collegio proprio perché volevano impegnarsi e noi abbiamo dato la massima disponibilità, non credo mai di aver chiuso le porte a nessuno, assolutamente, per cui in bocca al lupo a quelli che insieme a noi vorranno intraprendere quest'altra avventura,
perché il Collegio di Avellino, insieme ai collegi campani e anche con le SAS, che in questo momento rappresento ancora, devono essere all'avanguardia della categoria a livello nazionale, come lo sono stati fino adesso. Grazie a tutti e buon lavoro. Adesso iniziamo i lavori. Io passo la parola all'ingegnere Annunzi, che diciamo è l'artefice, l'ideatore di questa giornata. Chiaramente, visto la massiccia richiesta di questo corso, noi nei mesi prossimi, tra ottobre e novembre, lo ripeteremo, forse in una sala più grande, perché le richieste ci sono pervenute tutta Italia e quindi è giusto che la ripetiamo un'altra volta. Grazie ingegnere. Perfetto, grazie a tutti. Iniziamo subito i lavori perché siamo un tantino in ritardo sulla tabella di marcia, pure perché ci sarà fisicamente una fase operativa, quindi approfittiamo della, come si può dire, del tempo. Beh, dei ringraziamenti li devo fare pure io, perché per la verità, diciamo, è la prima volta nella storia che devo utilizzare un foglio di carta, perché le informazioni che devo trasferire sono talmente tanto, come si può dire, sono talmente tanto addensate che adesso sicuramente lascerò qualcuno fuori. Quindi procederò per sintesi. Anzitutto, come è organizzata la mattinata? La mattinata è organizzata, noi abbiamo dato un taglio a tre livelli. Ci sta una prima fase dove presenteremo dei casi di studio di vostri colleghi che già hanno sviluppato un'attività con il drone. Io fin da adesso vi dico che ci potrebbero essere delle imperfezioni, quindi quello che vedrete non è perfetto, casomai la presentazione del caso di studio non è ancora a livello RAI. Però questo è effettivamente il, come si può dire, il risultato di qualche giorno di esperienza. Cioè tutto quanto quello che vedrete è accaduto negli ultimi 10-15 giorni, quindi non c'è nessuna preparazione, errori ne sono stati fatti tanti, ci siamo divertiti molto e si sono divertiti molto. Per quello che riguarda i saluti, non può essere qui stamattina a noi il presidente Freda dell'Ordine degli Agronomi, perché è impegnato in un altro evento che era stato precedentemente schedulato. Con loro stiamo attivando un focus nell'impiego del drone in agricoltura. Il problema oggi non è far volare il drone, il problema oggi è elaborare i dati, ma soprattutto farlo funzionare in piena legittimità. Quindi la prima fase sarà una presentazione di una serie di casi di studio. Il tutto durerà 30 secondi, cioè ogni video, ogni cortometraggio dura dai 30 ai 40 secondi, quindi molto compatto. Dopodiché ciascun responsabile, diciamo, di settore presenterà quella che è stata la sua esperienza e quali sono poi gli elementi che lo rendono un'esperienza a valore nell'ambito della professione. La cosa interessante è che nel giro di una settimana, 10 giorni, questo tipo di attività per ciascun studio di progettazione ha già sviluppato un business. E quindi daremo anche qualche parametro di tipo numerico. Dopodiché ci sarà una sezione dedicata all'aspetto normativo. Cioè il settore è un settore che già è normato e si va via via raffinando per quello che riguarda la definizione degli ambiti operativi. Essendo un settore, diciamo... Sì, è così, ci sono un po' nel tempo, sono già state emanate delle linee guida, come le chiama l'ENA. Allora, dopo su questo io anticipo qualche ringraziamento, per me è un privilegio avere qua una delle massime autorità in Italia in fatto di normativa, il colonnello Venanzio Lapolla. Che dopo ci... Sì. In questi tempi di confusione dove ognuno dice che ce l'ha più grande dell'altro, io parlo del drone, noi abbiamo fatto le cose per benino e quindi siamo andati direttamente all'origine. Dopo sapremo tutto per quello che riguarda l'aspetto normativo, che è l'aspetto più interessante. Cioè il volo deregolamentato è un volo per passione. Dopo vi racconto una serie di aneddoti estremamente divertenti. Ma la cosa che sviluppa business è ovviamente stare esattamente in regola. Questo è l'aspetto che oggi paga. E dopo scopriremo quali sono le implicazioni di poter fare un tipo di attività completamente certificato. Via via che evolve anche il quadro normativo, quindi questo qua è un settore dove bisogna stare sempre allineati. Un ringraziamento a lei, a Michele Costantino, che ci ha supportato nelle fasi di rilievo e presa a terra con il GPS. Anche perché ci hanno messo a disposizione la possibilità di variare l'apparecchiatura Leica per fare lo scambio dati con Analyst, che è uno dei software di post elaborazione,
per ottenere, diciamo, dati sempre più precisi e soprattutto risultati rapidi da ottenere. Poi ovviamente il ringraziamento ai presidentissimi Gennaro Prede e poi al presidente di tutti, Fulvio Fraternali, che ha aderito istantaneamente all'iniziativa. Bando, diciamo, dopo ci sarà una mia sezione di intervento di tipo tecnico e io ringrazio anche l'ingegnere, il professore Percannella, che ci darà un taglio tecnico riguardo, perché poi sono venute fuori anche delle cose interessanti. Noi in Campania cerchiamo dell'eccellenza per quello che riguarda la ricerca. Per fortuna sono venuti subito, diciamo, fuori tutti, quindi l'obiettivo è quello di trasferirvi quelle che sono anche delle metodologie che poi possono essere utilizzate per sviluppare il business, perché voi lo sapete che io sono affezionato anzitutto a voi tutti, ma prima ancora che a voi tutti, al vostro portafoglio, perché voi lo sapete come la penso, io voglio che voi sviluppate tanto business, perché quando si sviluppa tanto business, diciamo, si è tutti quanti più contenti, soltanto per questo. Iniziamo subito, quindi ci sono delle scalette dove abbiamo, come si può dire, ci sono dei team che purtroppo devono andare via, quindi io avvierei subito i lavori con un intervento di Filippo Cannata. Filippo Cannata, ve lo presento, è uno dei massimi light designer a livello planetario, è arrivato ieri sera da Israele, adesso starà qui con noi qualche minuto, dopodiché deve fare un passaggio in Tirpinia, si rimette su un aereo e se ne torna in Israele. Quindi se lo vogliamo anzitutto salutare con un bel applauso. Vi dico subito che mi sono candidato a gestire il prossimo Sanremo, quindi vi troverete di fronte un presentatore navigato. Qual è, diciamo, l'esperienza con Filippo Cannata? Lui dopo ci dirà come sono stati utilizzati i dati. Quando è venuta fuori l'esperienza del drone, ne abbiamo parlato perché, diciamo, ci sentiamo quotidianamente, ha detto Antonio, io ho un cantiere importante in Israele e dobbiamo fare una serie di analisi, allora, come lo possiamo utilizzare, cosa possiamo fare. Dunque, dopo ve lo dirà lui, diciamo, come sono stati elaborati i dati. La cosa interessante è che abbiamo dovuto mandare 3 droni in Israele. Siamo riusciti a far arrivare questi 3 droni in Israele, ovviamente bisognava formare il gruppo che poi doveva utilizzare questi droni. La formazione è durata, senza nessuna, diciamo, esperienza, senza nessuna certificazione, perché è stata una cosa alla fine del mese di luglio, una cosa alle prime armi, ero alle prime armi anche io. In buona sostanza abbiamo aperto le scatole, abbiamo cliccato il bottone, abbiamo fatto alzare questi droni. Io vengo da un'esperienza, forse chi più chi meno, che ha provato a utilizzare i radiocomandi con i vari modellini, dove fisicamente appena si avviava un modellino si scandava. Io credo che qualcuno, sicuramente molti di noi hanno giocato con l'aeroplano, anche io, quindi quando sono arrivati i droni sono rimasti sulla scrivania per diversi giorni perché nessuno teneva il coraggio di metterli in funzione. Lui ha detto, Antonio, io devo partire, come dobbiamo fare? Ok, dobbiamo provare i droni. Abbiamo aperto la scatola, abbiamo messo le batterie, abbiamo cliccato il bottone. E il drone è volato, ha fatto tutto da solo. Detto questo, Filippo, ragazzi, qua la situazione è questa, il corso è iniziato e finito, mettiamo tutto dentro, poi sul cantiere vedremo. Quando sono arrivati in Israele, sul cantiere, si sono ritrovati con tutti quanti i team a livello di un cantiere importante, diverse centinaia di milioni di dollari, si sono ritrovati con tutti quanti i team che erano attrezzati già con i droni. Quindi fisicamente è stato un combattimento, come si può dire, tra droni. Adesso io ho chiesto a Filippo di raccontare un attimo quanto è stato importante per lui, diciamo, utilizzare il dato prodotto dal drone e soprattutto, diciamo, lui ha avuto, come si può dire, la lungimiranza di affidare il drone poi a uno studio tecnico di professionisti a Benevento che lo affiancheranno nell'uso di questo tipo di tecnologia. Allora, Filippo, qual è stata, diciamo, la tua esperienza, come hai utilizzato i dati, ma soprattutto come ti avvii adesso a utilizzare il dato, per esempio nel campo dell'analisi del modello di illuminazione in ambito urbano. Prego. Allora, innanzitutto grazie e complimenti per l'attenzione verso la nuova strumentazione. Io racconto la mia breve esperienza che ho avuto grazie all'amicizia e alla fortuna che ho, insomma, di conoscere Antonio, senza il quale avrei avviato un lavoro di non so quanti giorni o settimane in un paese straniero abbastanza delicato. Poi, comunque parliamo di Israele, che è una delle nazioni dal punto di vista tecnologico più avanzate al mondo, insomma non siamo proprio in una nazione, diciamo, disagiata. Però l'intervento che bisognava fare abbastanza velocemente era quello di rilevare sia di giorno che di notte soprattutto una quantità di punti luce inquinanti. Lì c'è stata la guerra, ci sono degli altri droni che chiamano, che proteggono il paese, eccetera, eccetera, per cui c'è il divieto assoluto e categorico di sparare la luce verso il cielo.
il che significava su una superficie di 15-20 ettari andarsene a rilevare a piedi uno per uno. Questo ci ha consentito invece, attraverso questa tecnologia che abbiamo messo a disposizione, di elevare la telecamera e quindi spostare innanzitutto il punto di vista di approccio al progetto e ridurre queste settimane, mesi, non so quanto tempo ci sarebbe voluto, alla fine abbiamo impiegato qualche ora, perché ha fatto volare lo strumento e noi abbiamo avuto praticamente la mappa di giorno meno, ma di notte a impianto acceso abbiamo avuto la mappa del posizionamento di tutti i corpi illuminanti e soprattutto quali fossero quelli da rimuovere perché inquinanti. Questo ci ha parallelamente consentito, ho approfittato ovviamente della carineria, della gentilezza, mi sono fermato lì, ma ha consentito di approcciare subito ad un altro tema, che è quello dell'inquinamento luminoso nelle nostre città. Noi, oltre a fare progetti per privati, facciamo progetti di illuminazioni anche per città e paesi, e ci chiamano per l'adeguamento normativo dell'illuminazione urbana alla legge contro l'inquinamento. Il che significa che se oggi non avessimo a disposizione questa strumentazione sarebbe tutto ipotetico. Che cosa inquina, che cosa no, quanto inquina, cioè come si fa a stabilire? Non c'è un software, non c'è nulla che stabilisce che un proiettore o una sorgente inquina più di un'altra. Oggi oltretutto siamo in un'epoca assai evoluta dal punto di vista tecnologico, perché abbiamo abbandonato il mondo delle lampade canoniche e siamo nel mondo dei LED, e quindi, come dire, forse adoperare una tecnologia evoluta al cospetto di un'altra tecnologia evoluta da inserire in progetto ha aperto un mondo. Ha aperto un mondo nel vero senso della parola, perché questa non è una sciocchezza, ma lo studio per quanto riguarda la legge anti-inquinamento luminoso è andato completamente in tilt. Cioè noi, da due esperienze che abbiamo fatto, abbiamo ricevuto una quantità di telefonate da parte di sindaci di altri comuni che ci hanno chiesto di rendere questo servizio, cosa che noi non facciamo. Per cui adesso abbiamo rivoltato tutto questo servizio addosso ad altri studi che tecnicamente riescono a fare questo. A noi serve il dato, cioè a noi serve capire che quanto inquina, dove inquina, quali sono i corpi illuminanti inquinanti. Poi noi recepiamo questo dato, lo inseriamo in progetto e lì parte il nostro vero lavoro, che è quello della riqualificazione urbana con la luce e della riqualificazione anche dal punto di vista sia del risparmio energetico che soprattutto dell'inquinamento luminoso. Ma il dato tecnico fino a se stesso, come dire, la strumentazione, il rilievo, eccetera, non sono cose che noi normalmente facciamo. Quindi, cioè, possiamo dire, fare un applauso al... Possiamo dire, per aggiungere, per dare, diciamo, un'ultima battuta per chiudere, perché so che sei di fretta, cioè in buona sostanza adesso loro hanno avviato un format dove hanno bisogno di team, di, come si può dire, di studi tecnici, diciamo, di professionisti addetti ai lavori, che in ogni parte d'Italia e anche nel resto del mondo possono, in via preliminare, sviluppare una serie, diciamo, di elaborazioni numeriche, non soltanto con il drone ma anche con tecnologie innovative, perché anche la tecnologia dell'infrarosso si sta affermando a livello consumer. Quindi io, dopodiché, noi avremo tutti quanti i riferimenti, potete entrare in contatto con Filippo Cannata, che ringrazio e saluto perché se deve scappare con la neve in tasca. Facciamo un bel applauso. Sempre adesso, per parlare, iniziamo a entrare nel merito, per parlare di neve in tasca, c'è il presidente Fraternali che penso che voglia fare un intervento. Allora, se possiamo riguardare un attimo il video, qui abbiamo già una parte video, così iniziamo a entrare un po' nel sound. Io vi chiedo qualche secondo di pazienza, perché, diciamo, l'allestimento anche delle proiezioni, l'allestimento fatto per l'occasione. Allora, come vengono organizzati gli interventi? Adesso c'è la produzione del video, dopodiché ci sta l'intervento che non riguarda il video, perché ovviamente, diciamo, il buono l'ha fatto il presidente Fraternali, però, diciamo, su è stata l'idea che ha innescato una serie di riflessioni. Una volta che il presidente Fraternali avrà in una qualche misura illustrato il suo punto di vista... Prego. Allora, prima di tutto,
mi sembra d'obbligo per tutti. Un ringraziamento al vostro presidente e a tutto il collegio per avermi invitato. Certo, posso sembrare un pesce fuor d'acqua, ma quale vecchio docente di costruzioni, tecnico geometra, dove ho consentito di acquisire il titolo di geometra a tanti vostri colleghi, mi sento in parte coinvolto da questa iniziativa. Un'iniziativa che io condivido pienamente. Come detto in premessa sia dal vostro presidente sia dagli altri interventi, oggi la società richiede due aspetti importanti: la qualità di ciò che si fa e naturalmente un aspetto formativo istituzionale sempre in continuo divenire e in continua modifica. Questo vuole essere, il drone, uno di questi strumenti che naturalmente consente a tutti noi di, tutto, credo, di contenere i tempi di realizzazione, come ha già detto, prima, di una determinata opera, di un determinato rilievo, di una determinata analisi. E poi anche quello, credo, anche se in dettaglio in questo caso non posso dire molto, riducono nuovamente i costi. In questa società altamente competitiva, qualità e costi vanno camminando di pari passo, anche se fatti in maniera equilibrata. Ora, questo suggerimento di Piazza Libertà è un'idea. Voi sapete, forse avete letto dai giornali, molto spesso l'ordine è entrato in polemica sul progetto che l'amministrazione sta predisponendo, anche perché è seguito ad un concorso a cui hanno partecipato 64 gruppi di progettazione da tutti i campi. Ma il problema è proprio questo: il cittadino fruisce nel momento in cui attraversa un ambiente, uno spazio molto limitato, il cono di sicuro, tutto ci consente determinate percezioni che non sono sempre quelle reali. Questa prima indagine che è stata fatta è la partenza di un'idea che naturalmente cercheremo di portare alla collettività, anche a voi e a tutti col tempo, appena sarà portata a termine la realizzazione della mia piazza, proprio per avere un dibattito che possa dire che cosa realmente risponde alle esigenze del cittadino. Se quella nuova piazza rispetto alla vecchia, e mi vuole dire rispetto a un eventuale altro progetto, che è un progetto vincitore, è in grado di dare le risposte, è in grado di creare quel luogo come luogo di socializzazione, di stare insieme, di creare sviluppo per la città stessa. E naturalmente, attraversandola così pedonalmente, forse questa percezione non la riusciamo ad ottenere. E questo è uno degli aspetti che il drone sicuramente ci consente, oltre a tutto il resto, voglio dire, proprio ad un approccio diverso. Lo dico questo di fronte a una platea di geometri, lo dico perché avendo ricoperto per tantissimi anni il ruolo di docente sul tecnico per geometri, in un caso diverso da quel topografico della costruzione, del calcolo strutturale, voglio dire essenzialmente che una delle specifiche almeno del geometra è stata sempre quello del rilievo. Stesso io, quando molto spesso faccio determinati progetti, quando c'è molta complessità nel rilievo del luogo, mi rivolgo a tecnici che sono geometri. Forse la riforma che è stata prodotta nel corso del corso di geometri non va in questa direzione, questo è un errore, perché credo che ognuno deve acquisire anche delle competenze molte più aspetti specifici, ma che consentono un più ampio possibilità reale e concreto. Dico questo, è solo l'inizio di un'esperienza, anche a me è un approccio iniziale, però che come tutte le innovazioni tecnologiche mi affascina e cerco di immaginare e di chiudere gli occhi e dire come un archistato del Renzo Piano, che l'architettura è un sogno. E io immagino di chiudere gli occhi e di sognare appunto questo drone che è capace di darci una città nostra visione. Grazie. Allora, avete capito il taglio? Io adesso volevo darvi qualche dettaglio sul backstage della ripresa. Dovevamo fare questa ripresa, insomma, alle 2, alla fine per tutta una serie di problematiche abbiamo fatto alle 4:30, alle 5 quando Avellino era completamente in movimento.
La cosa curiosa è che nessuno si è accorto del drone. Ma la cosa ancora più curiosa è che mentre stavo preparando per mettere il drone, diciamo, nella piazzetta per farlo decollare, un cane ci ha fatto pipì sopra. Quindi possiamo dire che è successo questo. Quindi abbiamo potuto verificare che tecnicamente queste apparecchiature funzionano in tutte le condizioni. Adesso io vorrei chiedere all'ingegner Isernia un intervento. Ingegner Isernia della comunità montana del Partenio, tra qualche secondo partirà il video, ed è un video che lui dopo descriverà, diciamo, qual è stata, diciamo, cosa ha consentito questa, direbbero gli inglesi, questa best practice, cioè come l'introduzione di questo tipo di tecnologie consentirà, diciamo, all'ente di essere più... Vabbè, ce lo dirà lui tra qualche secondo. Prego. Vedete la velocità con cui noi vi intratteniamo, perché, diciamo, alla fine il messaggio è un messaggio sintetico, perché noi veniamo alla moda della pubblicità. La pubblicità dice che il cervello registra per 4 secondi, dopodiché si disattiva. Allora, anziché tediarvi con quei video che durano 15 minuti, dovete cercare di capire nel giro di pochi secondi. Prego, Gino. Salve. Allora, la frana che in effetti avete visto nel video riguarda i due comuni, Tuffo e Torrioni. Questa è una frana che ha interrotto una strada di collegamento molto importante per quella zona, che collegava la provincia di Avellino molto bene con la provincia di Benevento. Ma quello che era importante mettere in evidenza, come con drone, semplicemente in un'ora, un'ora e mezza, abbiamo rilevato bene o male tutta la frana. Questo è il primo passaggio. Cosa significa? Significa che noi andiamo a rilevare un evento che si è verificato. Questo è un evento che già si è verificato. Successivamente, sempre con l'aiuto di Antonio, noi lo andremo in qualche modo a riportare graficamente e in un modello tridimensionale. Perché questo? Perché poi ci consentirà successivamente, con altri rilievi, di verificare se quella frana, ma è uno studio, è ancora in movimento o si è fermato. Appunto. Dall'altro lato, di verificare se ci fosse la possibilità di progettare o riprogettare la strada in maniera diversa. Questo è un aspetto, quindi questo è l'aspetto del rilievo. Penso che voi siete più di me pratico, ho fatto pure io rilievi in passato. Rilevare quella zona comportava un costo eccessivo e soprattutto l'impiego di uomini, mezzi e tempo, quello che ha detto anche l'architetto Renato. Quindi con drone noi anticipiamo, quindi con un costo molto basso otteniamo un rilievo che ci può consentire sia per lo studio e sia per i monitoraggi. Ma questo è il primo aspetto. Io parlavo di quello di un evento che già si è verificato. Voi sapete bene, siete i alpini, quello che è il problema delle zone montane, dove c'è stato un abbandono di alcune zone, che spesso ci ritroviamo, abbiamo avuto episodi a giugno, a luglio e a settembre, a causa di questi eventi meteorologici eccezionali, di bombe d'acqua vere e proprie, abbiamo avuto in alcuni comuni membri problemi grossi di fango, colate di fango che arrivavano nel paese. Questo perché? Perché in alcune zone non si riesce, non è che è inaccessibile, non è facilmente accessibile, quindi comporterebbe un costo. Con l'utilizzo di questa strumentazione noi potremmo ovviare in alcune zone, andare a verificare i valori, le condizioni in cui si trovano i valori, per poter da un lato monitorare e predisporre interventi minimi tali a garantire la salvaguardia. Perché non ci dimentichiamo, i paesi saranno sotto alle pendici di queste montagne. Se noi non salvaguardiamo, non monitoriamo ciò che sta a monte, è inutile che ci lamentiamo. Succederà prima o poi, ci sono stati casi a Sardegna. Quindi questa è la collaborazione con gli ingegneri della comunità montana, era quella, perché in un momento di crisi, perché rendiamoci conto, gli enti non stanno bene, abbiamo poca disponibilità,
la collaborazione con l'ingegnere Nuzza era tesa proprio a trovare uno strumento innovativo che ci consentisse all'ente all'ufficio ENEA di migliorare e di lavorare meglio. Grazie, grazie, grazie. Per tutto il tempo. Backstage, io anzitutto devo ringraziare l'ingegnere Gio Donnarumma, che in una qualche misura è stata la persona che ha ispirato probabilmente l'ingresso del drone in Irpinia in tempi non sospetti. Tutto quanto è andato una conversazione telefonica e alla fine oggi siamo qui a parlare di questo. Quindi sicuramente possiamo definire l'ingegnere Donnarumma il padre putativo. Tra le altre cose, il volo l'ha effettuato lui. Come è stato sviluppato questo volo? Questo volo è stato sviluppato, tutto quanto il volo è durato pochi minuti. È stato sviluppato utilizzando la ground station, fisicamente lui quindi non ha movimentato i comandi dell'apparecchio, ha semplicemente disegnato sulla mappa del sito il percorso che doveva sviluppare il drone, dopodiché ha fatto tutto quanto l'apparecchiatura. Dopo parleremo dell'importanza della pianificazione del volo e quali sono le considerazioni ingegneristiche che bisogna introdurre per ottenere un dato elaborabile. La sezione normativa. Allora io chiederei all'ingegner Guarino di in una qualche misura di rappresentarci un po' oggi com'è lo stato normativo, dopodiché qualche battuta per quello che riguarda l'esperienza da parte del colonnello e sentitevi liberi di fare delle domande per chiarire meglio qual è la funzione del professionista, cosa deve fare il professionista, come il professionista può avviarsi a fare in modo che la sua attività sia un'attività da esercitare a, come si può dire, a pieno titolo. Allora, prego, prego. Buongiorno a tutti, di cosa parliamo oggi? Oggi andiamo ad affrontare il tema del regolamento ENAC. Perché il regolamento ENAC? Perché questa è la vostra opportunità di oggi. Essendo un'opportunità, deve essere tutelata. E chi meglio dell'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, poteva venirci incontro su questo? Perché un regolamento? Perché prima di tutto bisogna tutelare la vostra attività in un regime di sicurezza per garantire la sicurezza delle cose e delle persone a terra, ma soprattutto della sicurezza in volo, perché bisogna tutelare chi come voi sta lavorando utilizzando questo nuovo strumento. Lo scopo del regolamento ENAC non è quello solo di darvi delle direttive, ma di darvi anche dei chiarimenti, perché da oggi in poi sentiremo parlare di tante sigle, di tanti acronimi. Quindi noi vi vogliamo mettere in condizioni di capire questo nuovo linguaggio. L'ENAC va a definire i nuovi mezzi aerei a pilotaggio remoto e li va a classificare in base all'attività che voi ne farete. Oltre poi vedremo anche una classificazione in base all'uso. Per ognuna di queste tipologie ci sono delle regole da rispettare. Chi è l'ENAC? L'ENAC, l'abbiamo appena detto, è l'Ente Nazionale Aviazione Civile. Ed è l'unico in Italia che ha messo a punto un regolamento per il settore dell'aviazione civile. Il regolamento è stato approvato nel dicembre del 2013, ma solo il 30 aprile di quest'anno è andato in vigore. Quindi capite bene, c'è ancora un po' di confusione. Quindi il nostro scopo sarà quello, non solo con questo incontro, ma anche con altri incontri, di darvi tutti i possibili chiarimenti in merito. Il regolamento ENAC va a definire gli aeromobili a pilotaggio remoto, in sigla APR. Che cos'è un APR? È un velivolo caratterizzato dall'assenza di pilota umano a bordo. Ognuno di questi APR è dotato di una centrale di governo governata da un pilota a terra o posizionato su un'altra stazione. In base all'utilizzo che noi facciamo degli APR, questi vengono classificati in sistema aeromobile a pilotaggio remoto o aeromodelli. Qual è l'utilizzo? I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto sono impiegati per operazioni specializzate e per operazioni sperimentali, che poi vedremo successivamente. Gli aeromodelli invece hanno l'opposto, vengono utilizzati nell'impiego ricreazionale e sportivo. Nonostante è un impiego sportivo, comunque l'ENAC ha messo a punto delle linee guida per utilizzarli sempre esclusivamente in regime di sicurezza. Abbiamo capito la differenza, cioè questo stesso drone, in base all'utilizzo, verrà classificato in un modo anziché in un altro. Ma la classificazione è più importante, perché poi lì dovete certificare la vostra competenza, è in base al peso, dove per peso si intende la massa massima al decollo e si dividono in due categorie, al di sotto dei 25 kg e di massa massima maggiore o uguale di 25 kg.
tutte le attività di volo condotte con un SAPR di massa massima de Gaulle minore di 25 kg necessita di due autorizzazioni in base al tipo di operazioni che facciamo. Se noi facciamo operazioni non critiche, dobbiamo richiedere attraverso una dichiarazione dell'operatore autorizzazione all'ENAC. Se invece le operazioni che andiamo a effettuare vengono definite operazioni critiche, necessita di una vera e propria autorizzazione ENAC. A questo punto vi chiederete cosa si intende per operazioni critiche e per operazioni non critiche. Un'operazione non critica si intende tutta l'attività di volo che viene condotta in aree non congestionate, non sopra assembramenti, non sopra infrastrutture e soprattutto in un raggio d'azione di almeno 8 km da un aeroporto, ma soprattutto dalle fasi di decollo e di atterraggio. Per operazioni critiche invece si intende l'opposto, cioè tutte quelle attività di volo che voi andate a fare in zone congestionate, in centri urbani e soprattutto sulle infrastrutture. Quindi, in base alla tipologia di ambiente, di territorio che voi andate ad analizzare, si dividono in operazioni critiche e operazioni non critiche. Quando lavoriamo in operazioni non critiche, occorre una dichiarazione che farà l'operatore, dove per operatore si intende chi va a utilizzare il nostro SAPR. In questa dichiarazione andrete a dire sotto la vostra responsabilità che state comunque rispettando tutti i limiti di sicurezza delle persone e delle cose a terra, state comunque rispettando quelle che sono le regole del volo, ma soprattutto avete competenza e conoscenza di questo strumento, perché alla fine questo è uno strumento elettronico, è uno strumento ingegneristico, quindi lo dovete conoscere. L'autorizzazione da richiedere all'ENAC invece è un'autorizzazione un pochino più complessa, dato che voi andate a lavorare in zone critiche, quindi in zone congestionate, dovete avere anche una sorta di equipaggio, quindi dovete avere non solo la conoscenza, non solo un pilota qualificato, ma anche un team che possa portare un'adeguata manutenzione a questo strumento. Cosa succede invece quando la massa massima al decollo del nostro SAPR è maggiore o uguale di 25 kg? In questo caso noi parliamo di un velivolo a tutti gli effetti, pensate che questo, voglio dire, massimo raggiunge un paio di chili, pensate qualcosa di 25 kg o addirittura di massa superiore. In questo caso il nostro SAPR deve essere iscritto presso il registro degli aeromobili istituito dall'ENAC e soprattutto bisogna avere abilitazione alla navigabilità che si ottiene attraverso un permesso di volo. Che cos'è un permesso di volo? È un documento all'interno del quale noi dobbiamo richiedere l'autorizzazione all'ENAC e quindi dobbiamo esplicitare tutta l'attività che noi abbiamo intenzione di portare avanti, sia attività specializzate, sia attività di ricerca. Dobbiamo indicare bene le zone su cui noi andiamo a lavorare e soprattutto questo genere di velivolo può avvicinarsi anche agli aeroporti, quindi capite bene l'importanza dell'autorizzazione che l'ENAC deve rilasciare. Questo genere di velivoli attualmente viene utilizzato soprattutto per la sperimentazione e le attività di ricerca. Requisiti del pilota. A questo punto abbiamo capito che cos'è un SAPR, abbiamo visto quali sono le differenze in base alla massa massima al decollo, però adesso dobbiamo capire chi è il pilota, chi è in grado legalmente di poter pilotare un SAPR. Tutti, purché abbiano raggiunto la maggiore età, purché si abbia conoscenza delle regole dell'area e soprattutto occorre essere in possesso o di una licenza di volo civile oppure di un attestato di volo sportivo. Assicurazione. Beh, questo era il minimo. Abbiamo visto che noi andiamo a lavorare in zone dove ci sono oggetti, dove ci sono infrastrutture, ma soprattutto dove ci sono delle persone. Noi, è vero sì, che abbiamo le competenze perché le abbiamo acquisite in quanto pilota, ma in caso dovesse succedere qualcosa, anche se questi sono dotati di propri sistemi di sicurezza, addirittura ci sono dei modelli che hanno addirittura il paracadute, quindi in fase di perdita del controllo si apre un paracadute di sicurezza e permette l'atterraggio, non la distruzione del velivolo, però comunque bisogna valutarlo anche degli aspetti dei danni che potrà arrecare con un atterraggio di emergenza.
L'assicurazione che non è nulla di particolare, va in base alla legge, ci sono dei massimali, minimi e massimi, in base all'attività che noi andiamo a effettuare, quindi alla fine effettivamente si tratta di investire veramente pochi euro, ma ci permette di garantire che in caso di un incidente, in caso di un'anomalia, noi possiamo tutelare le altre persone, soprattutto le altre persone. Oltre poi alla sicurezza, oltre poi alla privacy, perché voglio dire, chi lo utilizza, faccio un esempio, un fotografo che vuole fare numerose riprese, numerose foto, è ovvio che all'interno della dichiarazione che farà o all'interno della richiesta di autorizzazione all'ENAC dovrà rispettare anche i requisiti per la legge sulla privacy. Aeromodelli. Ricapitolo, cos'è un aeromodello? È un APR, quindi aerei a pilotaggio remoto, impiegati per uso ricreativo o sportivo. Questi non necessitano di autorizzazioni particolari se noi lavoriamo in un raggio massimo d'azione di 200 metri, quindi io pilota sto qui, mi posso allontanare massimo per 200 metri e a un'altezza non superiore ai 70 metri. Se invece voglio ampliare questo mio campo per lavorare, devo avere un attestato di volo, un attestato che viene conseguito attraverso una scuola di volo. Da qui un aereo club, ecco perché è qui presente il nostro colonnello. In caso di massa massima superiore ai 25 kg, basta semplicemente avere gli stessi accorgimenti di prima, però si può lavorare solo in determinate zone istituite dall'ENAC, perché stiamo parlando comunque di usi. Grazie dottoressa. Anzitutto ringrazio di nuovo il colonnello Rapola. Se può introdurci l'attività che voi state portando avanti e dare dei chiarimenti proprio sulle modalità operative. È chiaro il quadro, è stato illustrato in maniera. Ovviamente noi siamo interessati al segmento certificato, quindi noi siamo fuori dall'ambiente ricreativo. Questo vuol dire che c'è un protocollo da seguire per fare in modo da essere in una qualche misura... Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio l'azienda per avermi invitato a questo intervento, a questa riunione. Io farò semplicemente, darò degli spunti di riflessione, perché in modo sintetico è stato già esposto un pochettino quello che è l'assetto normativo, ma è molto sintetico, poi va approfondito e così via. È chiaro che si apre un settore che è un'opportunità di lavoro, a me non mi piace di business, no? Come dire, Napoli. È un'opportunità per i giovani, guidati dalle persone più esperte, ma comunque i giovani devono oggi in qualche modo con determinazione perseguire obiettivi di lavoro, lavoro è poco e qui c'è l'obiettivo di lavoro. Noi come aeroclub locali, parlo di aeroclub locali, io rappresento quello di Benevento, ma sul territorio ce ne sono altri, abbiamo l'osservatorio abbastanza attento su questi fenomeni e qui assistiamo a tutta una serie di disattenzioni all'aspetto normativo, di approssimazioni e così via. L'aspetto normativo, l'aver normato la materia può sembrare un vincolo, in realtà invece non lo è, ed è appunto invece una possibilità per chi vuole addentrarsi in questo settore di lavorarci. Noi abbiamo visto dei filmati, sicuramente chi si è dedicato, chi si è approcciato all'attività l'ha fatto in modo amatoriale, approssimativo e così via, cioè. Probabilmente gli studi di settore nell'edilizia, nella geologia e così via, avrebbero preferito fare un numero di telefono, chiamare un operatore specializzato e dire: signore, per piacere, come volete fare, volete in qualche modo aiutarmi, preferisco pagare rapidamente il servizio ed averlo piuttosto che addentrarmi in richieste, abilitazioni di piloti, di macchine e così via. Avere un certificato di navigabilità, aeromobili a pilotaggio remoto al di sopra dei 25 kg insomma è una cosa poi abbastanza più complessa, tant'è vero che le aziende che si addentrano in questo, che sono già qualificate, parliamo di Alenia, quindi parliamo insomma di aziende ad altissimo capacità anche di investimento,
Quindi lo spunto di riflessione, non più tardi di un paio di anni fa, dovendo in qualche modo documentare lo sviluppo dei lavori del porto di Arecchi, del nuovo porto a Salerno, un nuovo porto turistico, gli organizzatori, il committente edile aveva avuto l'idea appunto di utilizzare la possibilità di dall'alto di fare queste riprese con il drone. E lì si ponevano una serie di difficoltà, perché non essendoci una normativa, dice, ma poi chi ne risponde? E se cade? E sì, adesso al di là, perché ho visto, qua passiamo dalla consegna delle pizze, qualcuno ha telefonato per dire vorrei consegnare le pizze col drone. Qualcun altro avete visto anche sulla pubblicità, sulla comune pubblicità, il salvagente che arriva. Che arriva dall'alto, vabbè, voglio dire, poi anche questa è una forma mediatica, bisogna ricondurla nei giusti canoni, perché ci sono comunque delle limitazioni, soprattutto meteorologiche, poi c'è l'autonomia che attualmente condiziona un pochettino, ma ripeto, è un settore che man mano si sta radicando nel tessuto sociale, di cui che è in grado sarà in grado di fornire servizi di cui poi la comunità sicuramente avrà bisogno, necessità. Bene, non è stato poi alla fine possibile parte queste riprese di progressione dei lavori dall'alto, perché ne è stata fatta qualcuna, poi sono incominciate a nascere appunto queste difficoltà, perché sapete, la fotografia aerea, come voi leggete su internet, la fotografia aerea è un settore lavorativo tutelato, quindi a quel punto si sono mossi tutti gli operatori in grado di fornire quel servizio dal punto di vista legale, che è una cosa che si fa con gli aeroplani. Allora chiamatela ripresa dall'alto, per esempio, ma comunque nascono altri tipi di difficoltà. E se qualcuno si fa male? E se cade? E quindi l'aspetto normativo alla fine, appunto, dà modo a chi vuole addentrarsi in questo settore di partire nel modo giusto. Tutti gli improvvisati, no, che attualmente sono in circolazione, operano perché la normativa è recentissima. Quindi i giovani, adesso passiamo un attimo alle domande, hanno oggi questa opportunità. Chiaramente è vero che ognuno studia, guarda, eccetera, ma non è sempre il caso, in ogni modo, di approfondire la materia attraverso un'organizzazione in grado di fornire quelle nozioni importanti, importanti anche al perseguimento degli obiettivi. Parliamo del volo, perché poi la fotografia, la ricerca, diciamo, geologica, e così, poi lì subentrano delle altre competenze, no? che sono appunto quelle legate alla rilievo, alla elaborazione di questi dati. Ma la parte volo, allora parliamo della parte volo, è bene che gli operatori sappiano, approfondiscano, siano in grado rapidamente, avendo un'organizzazione, siano in grado di chiedere rapidamente i permessi di realizzazione e così. Vabbè, io ho finito. Io avevo una domanda. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Però, se avete domande. Ecco. Io ce n'ho subito una. Allora, fisicamente l'attività che si fa presso la vostra scuola di volo in materia di supporto poi alla certificazione per il drone, in che cosa consiste e quanto tempo dura? Ma noi in questo momento siamo in grado di rilasciare quella che la normativa chiama capacità teorica. La capacità teorica è rilasciata dopo aver fatto un corso di circa 30 ore su argomenti che trattano l'aerotecnica, la meteorologia, gli aspetti normativi, e un piccolo esame che è fatto basato su quiz. E a questo punto chi acquisisce la capacità teorica può poi pilotare ma non è una condizione, è una delle condizioni, perché poi deve avere appunto l'idoneità
fisica asseverata dalla visita medica e deve poi fare l'attività pratica di sperimentazione, perché la capacità di pilotare è rilasciata su ogni tipo, di aeromobili a pilotaggio remoto, ogni tipo di velivolo. Quindi tecnicamente voi con la scuola, a Benevento, la scuola di volo, siete in grado di in qualche misura rilasciare il certificato di capacità teorica che è necessario a un pilota per poter operare secondo le norme. Che c'è anche il supporto alla fase operativa, quindi il sì, è chiaro che poi l'azienda che fornisce, che deve fornire la macchina, questo su richiesta, perché l'azienda potrebbe la stessa azienda essere in grado di, perché autorizzata in un'area volume 150, volume 70, come lo chiama la normativa, essere autorizzata alla formazione, sperimentazione e formazione all'interno di un'area. Allora, io vorrei adesso fare una riflessione che in qualche misura abbiamo condiviso anche prima, però secondo me però è importante trasferirvi. Il punto è questo, perché noi ovviamente siamo interessati al settore normale, cioè al settore qualificato. Questo è il nostro ambito operativo. Sì. Tutte quante le persone che sono qui sono delle persone che anzitutto devono sapere quali sono i processi per essere completamente in regola, quali sono le modalità operative che bisogna acquisire, dopodiché ci sono le fasi di post-elaborazione che vedremo dopo. Però io prima con il colonnello ho condiviso una osservazione che è questa. La qualità, cioè il valore probatorio del dato, cioè tecnicamente fare un volo, acquisire un dato con una strategia o con un'altra non ci consente di poterlo utilizzare in legittimità, e lì abbiamo fatto un'osservazione, cioè voi tutti quanti su questo non c'è dubbio, perché uno lo acquisisce in modo non secondo le regole previste, è chiaro che poi dopo si espone. Perché il dato non può essere utilizzato. Teoricamente non può essere utilizzato. Quello poi lo parliamo di regole. Sì, lo darà sotto banco. È chiaro che uno si espone poi a che cosa? Si espone alla concorrenza, si espone a chi invece in qualche modo si dà da fare per operare in ambito. Poi c'è tutta una responsabilità civile che non è proprio il caso di correre, ecco, come spiegare? Cioè quel fotografo che ad un certo punto, perché poi questo è, allora arriva il fotografo, al di là di queste che sono le applicazioni più importanti, più professionali, no? Andiamo poi sul quello, il fotografo deve fare la ripresa dall'alto per gli sposi, e poi questo coso cade in testa a qualcuno, che succede? E così via, quindi, cioè. Allora io volevo però sottolineare, diciamo, il valore del dato. Poter essere un operatore qualificato, certificato, addestrato, consente al professionista di poter offrire un servizio, per esempio ai comuni, alle comunità montane, a tutte quante quelle organizzazioni che oggi si servono da altri provider di dati. Cioè, faccio un esempio, l'aggiornamento della cartografia, l'aggiornamento delle mappe del rischio, l'aggiornamento di tutte quante quelle cose che poi i comuni fanno, diciamo, sistematicamente, potrebbero diventare un'opportunità d'affari per tutti quanti quei professionisti che poi alla fine possono utilizzare il dato in legittima, come si può dire, in un ambito di operatività legittima. Quindi io vi suggerisco di prestare attenzione al valore probatorio del dato, che passa attraverso un percorso di certificazione che poi è sostenibile per tutti, cioè una cosa abbastanza semplice, diciamo. Noi lo facciamo nel caso nostro. Allora, dopo vi forniremo tutti quanti i parametri per poter entrare in contatto con la scuola, tutte quante le modalità operative, le procedure organizzative, la possibilità di iscriversi ai corsi, la possibilità di frequentarlo secondo dei tempi. Ovviamente noi abbiamo chiesto, chiederemo che ci sia una sorta di convenzione, per cui tutto quanto quello che viene fatto attraverso questo rapporto che si sta per instaurare, in qualche misura, diciamo, può essere... gli aeroclub sono sul territorio per promuovere la cultura, lo sport, il turismo aeronautico, ma sono anche sul territorio per appunto incentivare l'introduzione nei settori lavorativi aeronautici. Quindi quello che facciamo, noi lo facciamo a carattere associativo, quindi è chiaro che non andiamo nell'ambito dell'aspetto commerciale, non c'è l'aspetto commerciale speculativo. I costi sono
ridotti al minimo e ci fa piacere farlo in partenariato, attenzione, non abbiamo alcuna difficoltà. E quindi io da questo punto di vista vi daremo il massimo del supporto anche per accedere a procedure di supporto documentari, perché su questo siamo particolarmente forti. Io volevo ringraziare il colonnello per averci dato la sua... Prego, c'è qualche domanda? No, se ci sono... Quello che vedremo, quello che discuteremo sono i risultati che si possono ottenere con il software PIX4D, perché adesso ovviamente non ci sarà la possibilità di utilizzare il software, però stiamo parlando di uno, diciamo oggi il mercato mondiale si è assestato su un numero di prodotti abbastanza ristretto. C'è stato da un lato Autodesk, che ha messo a punto delle tecnologie formidabili, dopo vedremo qualche esempio, ma da quest'altra parte ci sta un'azienda che è basata in Svizzera, dove però la maggior parte del team è italiano. Questo è uno spin-off universitario e nell'arco di un paio di anni praticamente si sono presi il mercato mondiale. Che cosa è possibile fare con questo tipo di software? Anzi, tutti quanti sanno che oggi il mondo è, come si può dire, in una qualche misura vede sempre di più l'affermazione del laser scanner. Il problema non è il laser scanner, il problema è la qualità del dato che viene fuori. Il laser scanner è funzionale a produrre nuvole di punti. Dal punto di vista industriale, voi non potete immaginare il valore che oggi sta assumendo la nuvola di punti. Cioè i punti sono molto più importanti dei vettori. Noi siamo abituati in una qualche misura anche alle procedure, sia quelle cartacee che CAD, per la gestione, per esempio, ecco, il progetto della casa, oppure il rilievo della casa, oppure il rilievo della cava. Noi siamo abituati ad un approccio discreto, cioè andare sul campo, posizionare una volta la stazione orbitale, oggi il GPS, oggi si inizia a parlare del drone. Per poter capire come ottenere questa, diciamo, questa qualità del dato ad un certo livello, è però indispensabile conoscere, essere a conoscenza di una serie di informazioni di base. L'osservazione è esattamente quella che ho fatto un attimo fa, cioè come si fa oggi da uno o più punti di vista a poter dire ok, il punto che mi interessa è quello, perché nella misura in cui prendete per esempio questi due fotogrammi, allora come fanno oggi i software a poter gestire questo tipo di problema? Beh, la procedura è una procedura che richiede una serie di considerazioni di base. Il primo punto è qualità dell'immagine, quindi munirsi di apparecchiature che siano in grado di avere una elevata qualità dell'immagine. Ma l'aspetto più importante è la strategia di volo. Le considerazioni sono quelle della fotogrammetria, qui tutti quanti i professionisti che sanno come funziona la fotogrammetria sanno già il 99% delle cose. Vediamo come queste considerazioni si applicano a dei casi pratici. Quello che il software deve fare è gestire una procedura che si chiama orientamento esterno relativo, cioè quando la macchina sta camminando, quando il drone sta volando, è soggetto per esempio a variazioni di quota, a perturbazioni dovute a vibrazioni, a oscillazioni dovute al vento. Ed esistono due aspetti: uno che è gestito dalla macchina, che cerca il più possibile di rimanere sulla rotta prestabilita, l'altro sul software, che ha l'obiettivo di analizzare le informazioni nel modo più preciso possibile. Tutto quanto il processo passa per la creazione di una serie di oggetti che si chiamano key point. Dunque, voi mentalmente, quando state progettando un volo con il drone, per esempio al fine di fare un rilievo di un piano quadrato, oppure il rilievo di una serie di immobili, oppure semplicemente di facciate, dovete cercare di immaginare prima se avete nel volo la possibilità di avere più key point. Che cos'è un key point? Un key point è lo spigolo prefabbricato. Un key point non è una macchina in movimento. Cioè, se voi avete nell'ambito della vostra scena un oggetto che all'istante X ha una posizione, ma al fotogramma successivo si è spostato, quello non è un key point. Quindi l'osservazione di modelli del terreno che hanno una elevata mobilità dal punto di vista degli oggetti di inquadratura non sono delle condizioni operative che consentono di ottenere una qualità del dato, diciamo, processabile. Il primo obiettivo è ottenere corrispondenze sufficienti. Per ottenere corrispondenze sufficienti, la cosa che bisogna curare è il concetto di overlap. Questo non è un overlap sufficiente. Che cos'è un overlap? Un overlap è una procedura per cui l'immagine successiva ricopre l'immagine precedente di una percentuale superiore al 75%.
Quindi quando voi sviluppate un rilievo dovete avere cura che nell'ambito dell'esecuzione del rilievo l'immagine successiva deve ricoprire l'immagine precedente. Ovviamente questo voi non lo fate manualmente, lo fate con una serie di procedure. Le procedure passano per obiettivo è quello di avere l'estrazione dei key comment. Quindi la qualità delle vostre immagini durante la fase di ripresa deve essere tale per cui l'estrazione del key point, eccetera, per esempio delle zone che sorvolano sabbia, foreste, oppure alberi da bassa quota, non sono delle zone che consentono l'estrazione del key point. Un altro fenomeno che riduce la probabilità di estrarre key point, perché qua stiamo parlando di elaborazione automatica, un'altra procedura che riduce questo tipo di qualità dell'immagine è quella del blurring sulle ottiche, cioè bisogna utilizzare delle ottiche che mettono costantemente a fuoco il target. Le immagini facili da accoppiare sono le immagini con alto overlap, quindi elevata percentuale di sovrapposizione, e con elevato numero di key point. Quindi tecnicamente quando voi levate un paesaggio urbano, lì i key point sono elevati, dopodiché dovete garantirvi che l'overlap sia elevato. Per poter garantire che l'overlap sia elevato bisogna sviluppare una serie di calcoli che vedremo tra un attimo. È fondamentale predisporre dei piani di volo. Quando si sviluppa un volo, diciamo nel mondo tecnico, con il drone, l'obiettivo è quello di sviluppare i piani di volo. I piani di volo, diciamo, sono di due tipi. Ci sono il piano di volo del primo tipo, con l'overlap frontale e laterale, e il secondo piano di volo che viene definito obliquo. La prima strategia è una strategia nadir. Cosa vuol dire nadir? Praticamente il drone va su, la camera è orientata perpendicolarmente al terreno, il drone sviluppa il suo piano di volo. Quindi vedete, in questo caso voi dovete garantire al volo un andamento, chiamiamolo AS, dove l'overlap tra il fotogramma precedente e quello successivo sia frontalmente dell'85% e lateralmente almeno del 65%. Ma queste sono le considerazioni tipiche di ogni procedura di tipo diciamo fotogrammetrica. Quindi la tecnica è quella della fotogrammetria. Quando voi dovete i punti a terra, appoggio a terra, c'è via, che tu fai con c'è via. Questo ci dà la calibrazione, perché poi ovviamente insieme al volo voi dovete utilizzare delle tecniche per poter dire ok, adesso da questo punto a questo punto la distanza è questa, oppure le coordinate georeferenziate sono queste, e questo dove lo fate? Lo fate con un GPS. Grazie a Leica noi abbiamo sviluppato una metodologia per cui lo scambio di queste informazioni è diventato particolarmente efficiente. Un'altra tecnica che viene utilizzata è la tecnica obliqua, cioè quando voi dovete rilevare delle facciate, la tecnica che si può seguire è una tecnica che prevede un volo circolare intorno al soggetto con inclinazione inferiore a 45 gradi e poi ad una quota superiore un volo con inclinazione maggiore di 45 gradi. Queste impostazioni nel piano di volo vi consentono di avere dei fotogrammi che consentono poi al software di restituirvi una nuvola di punti. Chiaro il concetto? Il concetto è molto semplice. Nel piano di volo numero 1 la qualità del risultato dipende dalla spaziatura omogenea dei fotogrammi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere un volo in condizioni programmate. Qual è la precisione che oggi si riesce a raggiungere con l'utilizzo di queste macchine? Dopo vedremo qualcosa di operativo. La precisione dal punto di vista computazionale è estrema, perché è interessante sapere anche che tipo di tecnologia c'è dietro questo tipo di macchine, e insomma ci sono delle cose particolarmente interessanti. Se l'overlap è troppo basso e le immagini sono troppo distanti c'è un processo di accumulazione dell'errore, quindi la possibilità di verificare a posteriori analizzando dei report dedicati se questo è avvenuto è fondamentale, perché quando voi sviluppate questo tipo di elaborazioni un conto è sviluppare l'elaborazione, ma il conto più importante è capire con che errore avete sviluppato l'elaborazione.
perché ricordate, noi diciamo, alla fine siamo dei tecnici, siamo interessati più che altro alla qualità dell'elaborazione del dato. Nel caso del rio con la Basilica, e qui voglio ringraziare Fotodiego che ci ha dato supporto con le macchine Canon da tutte quante le angolazioni. Tra le altre cose, Fotodiego è una società qui in Avellino che è tra i primi cinque in Italia nel supporto alla fotografia e fotogrammetria digitale per architetti e ingegneri, dopo avremo occasione anche di poter in qualche misura provare questo tipo di macchine. Io sono entrato diciamo, in questo mondo nel giro di qualche giorno e qui abbiamo per esempio degli obiettivi di classe sferica e capiremo dopo perché è conveniente utilizzare delle macchine di classe sferica. Perché noi stiamo parlando del drone, ma tecnicamente il drone, dal nostro punto di vista, è funzionale a portare su una macchina da presa. Quindi il concetto di elaborazione non è soltanto limitato al drone, ma è esteso a tutti quanti i corpi macchina fotografici. Cioè, con questa tecnologia, cioè quella di PIX4D, voi potete utilizzare per le vostre elaborazioni macchine fotografiche professionali, però di tipo normale. Cosa ci potete fare? Beh, per esempio, uno scavo, scattare una serie di fotografie e avere istantaneamente la stima della superficie di stereo di riporto. Questo vale per estensioni di qualunque dimensione. Ovviamente questo processo è un processo che avviene in scala. Le precisioni oggi che si possono raggiungere con macchine convenzionali, parliamo di una Canon 5D che è lì in esposizione, sono nell'ordine di qualche centimetro. Cioè la stima che voi fate dei volumi è dell'ordine del centimetro, senza ricorrere a tecnologie alternative. Dove è posizionato oggi il mondo dell'ingegneria? Nell'uso del laser scan eccezionale, costi sono quelli che conoscete, software di post processo che probabilmente non conoscete ma pesa quasi quanto il laser scanner, costi di manutenzione, invece tecnologie laser scanner software, macchine fotografiche di buona qualità, software di post elaborazione. Cioè oggi il mondo sta andando sotto questo tipo di schema. Parliamo di macchine a terra, parliamo di macchine in volo. Per quello che riguarda le macchine in volo, le categorie, le classi sono, come si può dire, si va da macchine, queste macchine che vedremo in funzione tra qualche istante, su delle macchine di tipo professionale. Noi abbiamo scelto per voi una soluzione che è la soluzione, definiamola professionale di ingresso a questo tipo di mercato. Ovviamente le evoluzioni sono interessanti. Gli studi di settore prevedono che ogni professionista, sto andando veloce perché andiamo a recuperare un po', gli studi di settore prevedono che ogni professionista nel giro di 2-3 anni avrà 3 o 4 droni a disposizione, uno per ogni disciplina di esercizio. Quindi io vi esorto a tenere sotto occhio la situazione normativa, a fare tutti quanti i percorsi che sono previsti dal quadro legislativo attuale, ma soprattutto a non perdere di vista la tecnologia. Ovviamente la correlazione tra macchina e altezza di volo è una correlazione importante. Voi non potete fare un volo se non fate una pianificazione del piano che intendete perseguire. Io non sto parlando dell'aspetto normativo, l'aspetto normativo è quello che in una qualche misura sinteticamente è stato illustrato prima. Io sto parlando dell'aspetto ingegneristico, cioè il volo non può essere affrontato senza una pianificazione. Quota, velocità, distribuzione. Questo qui è un volo che ha consentito il rilievo di questo sito. Vedete come sono organizzati questi punti che sono indicati in verde, sono i punti dove è stata scattata la fotografia. Per scattare le fotografie ci sono due tecniche: o sviluppare un volo con fotogrammi programmati, velocità programmata, oppure sviluppare un video con estrazione del fotogramma. Nel primo caso la qualità è superiore perché voi avete la possibilità di avere una maggiore risoluzione dell'immagine. Se invece andate a post processare uno stream video, la qualità del video, a meno che non utilizzate delle macchine di un particolare livello di sofisticazione, non dà dei risultati altrettanto attendibili. Quando sviluppate un piano di volo del tipo 1, cioè un piano di volo AS, che cosa può andare male? Bassa risoluzione, quindi dovete aumentare l'overlap. Immagini sfocate, se la sfocatura è minore del 5%, il risultato dell'operazione è ancora accettabile.
Se ci sono tipi di terreno con tipologie multiple, conviene sviluppare più sessioni di volo, quindi area A, area B, area C, e poi mettere insieme i progetti. Tenete conto che un problema che non è da sottovalutare è l'andamento della luce, perché quando voi sviluppate un volo e dovete fare per esempio una operazione in tre tempi, è opportuno sviluppare i tre voli allo stesso orario, perché quando poi i dati verranno elaborati, l'ombra influenza la qualità e l'ubicazione dei key point. Cioè sono queste le considerazioni di cui bisogna tenere conto, perché tenete conto, voi non state sviluppando una fotogrammetria di tipo convenzionale, questa è una fotogrammetria di tipo automatico, quindi l'elaborazione che voi sviluppate è un'elaborazione dove dovete avere anche la capacità di analizzare la qualità del dato, e siccome questa è una impostazione ingegneristica, ci sono tutta quanta una serie di informazioni che vi consentono di dire ok, hai fatto un buon rilievo, cioè voglio dire, non c'è bisogno di andare a misurare dopo, si può sapere prima se il rilievo è stato effettuato in maniera opportuna. Un'altra cosa importante, ombre in movimento, quindi se c'è turbolenza al drone non fa niente, dopo vedremo qualche esempio, però se c'è movimento di vento sulla chioma degli alberi, questo tipo di effetto non consente l'estrazione dei key point, cioè dei punti notevoli, quindi il volo va fatto in condizioni che siano delle condizioni diciamo prevedibili. Questo è un piano di volo sviluppato in quattro stadi. Ricordate, il volo va sviluppato sempre in maniera orizzontale, non va sviluppato in maniera obliqua. Il volo in maniera orizzontale è un volo che può essere esclusivamente fatto in maniera programmata. In questo caso sono voli ad altezza costante con variazione di quota. Il software può elaborare delle variazioni di quota pari a due volte della distanza dal terreno, cioè tecnicamente se dovete affettare il terreno con più voli dovete stare attenti a non superare di due volte l'altezza dal primo piano di volo. Nel caso del piano di volo di tipo 2, cioè quello circolare, l'utilizzazione di macchine a FOV, apertura focale molto spinta come le GoPro, che sono quelle che vedete montate su queste macchine, è una cosa che ci viene in aiuto, perché i software, e dopo lo vedremo negli obiettivi sferici, sono in grado di correggere con una eccellente approssimazione le deformazioni di camera a condizione che i parametri di camera siano noti, cioè il software è in grado di elaborare degli obiettivi con delle ottiche a parametri noti. Come viene sviluppato il piano di volo di tipo 2? Beh, un approccio potrebbe essere quello di fare un fotogramma dividendo il 360 in intervalli di circa 8 gradi. Questo ovviamente si può estendere anche alla lavorazione a terra, cioè se voi dovete rilevare questo interno, li potete mettere al centro e fare tante fotografie dallo stesso punto, dividendo il vostro spettro di rotazione in angoli a 8 gradi, è un buon approccio. Se utilizzate delle ottiche spinte circolari come quella, che è un 8-15 mm, potete aumentare il grado di apertura e quindi fare meno fotografie. Che cosa può andare male in un rilievo di tipo 2? Beh, c'è troppo angolo tra le due immagini e quindi bisogna ridurre l'angolo. Il cielo e il sole saturano il sensore e le immagini prese dalla stessa posizione possono produrre un accumulo di errore, cioè tecnicamente non scattate mai due fotografie dalla stessa posizione. Dopo vedremo i risultati di elaborazione e i risultati che vedrete sono, a mio avviso, impressionanti. Ci sono delle tecniche alternative, corridor mapping. C'è una compagnia che vi dice ok, tengo un gasdotto di una linea elettrica di 15 km, come fate a fare il rilievo? Si fa con una tecnica che si chiama corridor mapping, cioè praticamente fissate un binario e fate muovere il drone soltanto su quel binario. La tecnica che vi consente di sviluppare dei rilievi di precisione quando non ci sono le condizioni è quella a doppia griglia, cioè in buona sostanza fate un piano di volo abbastanza ampio perché non potete fare diversamente, ripetete lo stesso piano di volo con un offset, quindi alla fine ci saranno delle immagini che vengono naturalmente sovrapposte per l'altro. Campi di applicazione. Prima dei campi di applicazione mi è sfuggita una cosa importante, cioè
presentare il video, perché adesso io qui nell'elenco degli interventi avevo diciamo tutti quanti i video e ce n'è uno che avevo messo per ultimo per l'importanza, quindi io inviterei il dottor Popolo a introdurre brevemente questo campo d'applicazione, un campo d'applicazione che non è di tipo ingegneristico, però probabilmente è il più importante di tutti. Quindi io ne approfitto per recuperare la grande e per mandare sinteticamente la possibilità al dottore di spiegare. Un attimo soltanto, voglio aprire il video, così introduciamo i concetti. Stiamo procedendo veloci perché abbiamo gli effetti speciali, quindi, però gli effetti speciali, ho già capito come è fatta la platea, quindi l'effetto speciale era previo consenso unanime. Che si occupa di sicurezza in particolare, sicurezza a 360 gradi. In questo periodo ci stiamo occupando di sicurezza ambientale. Purtroppo, incredibilmente, pochi si sono accorti che l'Irpinia sta diventando la nuova terra dei fuochi. Noi abbiamo un problema di bruciatura dei vegetali. Voi sapete, recentemente è stata emanata una normativa che in buona parte ha depenalizzato un po' diciamo l'attività, però anche regolamentato, anche per cercare di ridurre per quanto possibile l'impatto ambientale. Quindi noi in questo momento ci stiamo focalizzando su due aspetti. Il primo è il rispetto di quelle che sono, diciamo, le norme, quindi gli orari in cui queste attività di bruciamento sono autorizzate. Il secondo, più importante del primo, è verificare se questi bruciamenti riguardano unicamente i vegetali. E meno male, insomma. Però sappiamo bene che più delle volte a questi vegetali vengono aggiunti nella bruciatura i contenitori delle sostanze chimiche con cui sono state utilizzate le sostanze disturbanti, anche le stesse sostanze con cui sono trattati i vegetali. E non solo, noi stiamo scoprendo, e quindi sotto questo aspetto siamo un po' di supporto a quelli che sono gli organismi di prevenzione statale che si occupano della materia, quella che è un vero e proprio trasferimento di rifiuti nella nostra provincia. Quindi noi attraverso questo strumento riusciamo ad avere una migliore attività di prevenzione, perché poi in sostanza noi siamo un po' delle ronde, diciamo così, quindi facciamo principalmente attività di prevenzione, perché poi la vera e propria repressione la fanno gli organismi di polizia. Quindi questo strumento per noi è utilissimo, perché effettivamente ci consente di raggiungere e quindi verificare situazioni che diversamente dal livello stradale difficilmente riusciremo a verificare. Quindi quando si innalza una nuvola di fumo, una nube di fumo, è importante capire se è semplicemente la bruciatura del piccolo coltivatore che ha bruciato un poco di erba, un poco di foglie, va bene, un po' di fumo non fa male a nessuno, insomma. O se invece, come spesso... La cosa che abbiamo messo a punto è un'operazione che abbiamo chiamato di remapping, cioè tecnicamente come funziona. Il drone si alza, osserva il panorama da più angolazioni, dopodiché quando è presente una zona, definiamo, di interesse, abbiamo messo a punto una procedura che istantaneamente va a localizzare sul terreno il foglio di mappa in cui c'è quella zona di fumo. Questa procedura di remapping l'abbiamo messa a disposizione dell'associazione, per cui oggi loro sono muniti di una tecnologia che gli consente di capire se il fumo c'è, da quale particella viene, perché una cosa veloce: il problema dei fumi non è un problema connesso semplicemente rispetto della legge, ma c'è uno studio di settembre dell'anno scorso che certifica che in Irpinia c'è un incremento dei tumori alla tiroide del 300%. Quindi adesso c'è uno studio dell'APAC, addirittura dell'APAC provinciale. Cioè il fumo semplice sta producendo questo. Adesso l'associazione ha messo a punto un protocollo che sta portando l'attenzione delle autorità, per cui in una qualche misura noi ci auguriamo che a brevissimo questa situazione possa essere risolta. Io vorrei ringraziare il dottor Popolo per questa...
associazione si chiama Vivere in Irpinia. Dopo vi daremo tutti quanti i riferimenti per entrare in contatto con il questore, il dottor Popolo, che vi darà tutto quanto il supporto, soprattutto, come io sono sempre fissato, sulla... Abbiamo la possibilità fisicamente, posso aggiungo un'altra cosa perché il dottore è modesto, chi ha dato il supporto normativo alla terra dei fuochi è il dottor Gerardo Puma. Quindi voi state parlando con la massima autorità oggi, infatti, ma non istituzionale, proprio dal punto di vista dell'iniziativa a valore civico che esiste in circolazione. Dopo facciamo in modo a mettervi in contatto, se torniamo un attimo alla presentazione che dobbiamo procedere con rapidità. Dunque, capi di applicazione. Ok, capi di applicazione. Abbiamo qualche minuto per i capi di applicazione prima di passare alla fase operativa? Ma io la domanda la faccio apposta perché so che vi interessa. E se no, che novità? Adesso non è possibile vedere il software in funzione, perché adesso dobbiamo chiudere i lavori. Dopodiché, chi vuole, dopo, grazie al supporto di Fotodiego, grazie al supporto, dopo dico grazie al supporto di chi, faremo anche degli esempi di elaborazione per capire come funzionano queste cose. Allora, vabbè, drawing architettura, siti archeologici, rapidità e precisione dei rilievi, realizzazione di mappe tridimensionali, multifunzionali ad alta risoluzione, dipende dalla tipologia di tecnologia che montate a bordo, monitoraggio per esempio delle fasi di scavo. Il drone in agricoltura, monitoraggio dello stato di salute delle colture. Io utilizzo il drone già da qualche mese con successo, quindi la mia vendemmia, a Ducato degli Anni, sarà la vendemmia migliore di tutti i tempi perché abbiamo fatto degli interventi particolari, mi sono fatto anche la pubblicità. Il drone in termografia, velocità di esecuzione. La conoscevamo già, io lo sapevo già. Poi era una battuta, poi magari. In un'altra sessione parleremo di lì. Ci siamo incontrati sul campo, quindi in maniera incognita, oltretutto non sapevi chi ero. Accuratezza, accessibilità, miglioramento delle condizioni generali di sicurezza. Il drone nella sicurezza, immaginate un cantiere che, dove si può monitorare progressivamente lo stato di avanzamento dei lavori, verificare se la situazione è in sicurezza, fare delle ispezioni sui tetti che diversamente non sono semplicemente accessibili. Cioè le implicazioni del drone sono incredibili. Il problema è quanto è difficile da usare questo drone, ma questo lo scopriremo tra un attimo. Questa mattina io vi introduco nel mondo del gimbal, quindi vi faccio divertire. Non io, ma dopo vi dico chi. Allora, come si calcola la velocità di estrazione dei fotogrammi? Abbiamo messo a punto un piccolo softwareino, un foglio Excel che metteremo a disposizione di tutti, che vi consente di poter calcolare la velocità del drone. Cioè, quando voi sviluppate un rilievo di tipo ingegneristico, c'è un telefono così piccolo, uno schermo, un'altra risoluzione, vabbè, non fa niente, diventa raro. Ecco. Se si spegne la luce, ma vabbè, ma voi dovete seguire con gli occhi della mente, non serve vedere il mondo. Allora, quando voi fate un rilievo per ispezione, voi potete governare il drone. Quando fate un rilievo di tipo ingegneristico, voi dovete pianificare la rotta. Per poter pianificare la rotta dovete sapere a che altezza vi trovate e con che velocità state procedendo. Questo foglio di calcolo vi consente di dire, per esempio, da una quota di 80 metri qual è la dimensione a terra in termini di metri del vostro fotogramma una volta che sono noti i parametri di camera. Chiaro? Cioè a camera focale assegnata, con quella quota, quanto è grande il rettangolo che state prendendo a terra. Conoscendo la velocità del drone, che nel caso dei DJI è di tipo bassa, media o alta, quindi 2 metri al secondo, 4 metri al secondo, vi dice qual è la frequenza di estrazione per poter post-processare i fotogrammi. Quindi voi, quando andrete ad elaborare il video, avete la possibilità con un solo clic di estrarre quei fotogrammi che vi consentono l'overlap dell'80%. Chiaro il ragionamento? Quindi questa è una cosa che voi dovete programmare prima. Quota assegnata, dimensione del fotogramma, velocità di avanzamento del drone, perché il drone con GPS a bordo e con gli accelerometri procederà con quell'andatura in maniera costante. Sono spettacolari. Dopo capiremo perché. Allora, il drone che vedremo oggi in volo è un DJI Vision 2 Plus. La domanda è:
con che velocità del vento si può alzare il drone. Quello che vedremo è una condizione limite, però vi siete fatti un'idea alle basiliche per come tirava il vento. Era un vento a 40 km all'ora circa. Qui, questo qui è un video che sta su YouTube, che è stato girato probabilmente da uno degli appassionati più importanti, e se funziona il tutto dovremo poter vedere. Ok, dura qualche minuto. Questo qui è il questa è la situazione. Il vento sta marciando a circa 60 km all'ora, 29 nodi. Questa procedura è una procedura di calibrazione. Dopo spiegheremo come funziona la procedura di calibrazione. Perché? Lui è un sordo muto. È la massima autorità in fatto di, come si può dire, di uso sportivo del campo. Noterete la stabilità, diciamo, anche della ripresa con questo movimento. Questo che cosa vuol dire? Allora, adesso ho posato l'apparecchio di controllo per spiegare che il drone cerca di stare sempre lì. Di quanto oscilla? Oscilla del tempo dell'inerzia di risposta dell'avionica di bordo con la precisione del GPS, che non è un GPS centimetrico, è un GPS di classe Tonton, quindi siamo nell'ordine dei metri. Però la tecnologia che hanno messo in campo, che questa azienda ha messo in campo, è una tecnologia che integra lo scostamento del GPS con i dati della telemetria. Quindi quello che c'è a bordo è una cosa eccezionalmente miniaturizzata. Loro hanno portato i giroscopi e gli accelerometri, la tecnologia oggi ha portato questo livello di ricerca dalla meccanica di precisione allo stato solido. Quindi tecnicamente tutto quanto quello che avviene è un mix, diciamo, di elaborazione. Questo è per farvi, cioè, quando è sicuro volare col drone. Col drone è molto interessante. Ovviamente voi non siete interessati a sviluppare attività in questo, diciamo, in questo modo. Però potrebbe capitare che durante un volo pianificato di colpo possono mutare le condizioni climatiche, cioè il bottoncino, cliccate a casa e l'apparecchio ritorna, diciamo, all'ufficio. Quanto è preciso un'elaborazione? Questa per me è un'elaborazione, diciamo, interessante, perché era la nostra prima elaborazione. Fisicamente, diciamo, l'obiettivo era rilevare questo costone. Non avevamo messo a punto delle tecniche di pianificazione di volo, quindi il volo è stato pieno di errori. Era uno dei primi voli, quindi ci stava lo stress, lo sto cosa, come lo facciamo ancora, eccetera, eccetera, ed è venuto fuori questo risultato. Adesso quello che vedete è il software, cioè il risultato della lavorazione del software, come si può dire, in tempo reale. Questa non è una delle elaborazioni migliori, questa è la nostra prima elaborazione piena di errori, perché era frutto di una operazione manuale. Dopo siamo arrivati sul processo, come si può dire, assistito. Questo è il dato, questa è la foto. Abbiamo fatto le misurazioni, in questo caso l'errore è intorno ai 30 cm, ma semplicemente perché abbiamo dato al software delle informazioni corrette, ma abbiamo dato delle informazioni a sovrapposizione, quindi che hanno accumulato errore. Quando poi abbiamo imparato a leggere il report, che è una cosa molto semplice, ci siamo resi conto, diciamo, che potevamo fare meglio. Quando abbiamo tolto i fotogrammi che hanno inquinato l'elaborazione, il livello dell'elaborazione è salito, diciamo, sensibilmente.
Perché abbiamo scelto Mix 4D? Come margine di errore? Qui siamo intorno ai 5 cm. Non è la precisione di un classe scanner, diciamo, professionale tipo un LEGA, lì siamo ai millimetri. Sono delle cose, diciamo, di tipo diverso. La cosa interessante è con questa tecnologia di drone voi potete sviluppare anche il rilievo dello strapiombo. Quindi voi potete mixare un piano di volo Nadir con un piano di volo circolare. Non solo, ma a terra potete scattare altre foto con una macchina convenzionale, perché il software è in grado di lavorare più sorgenti. C'è un esempio che vedremo dopo dove viene rilevato tutto quanto un castello. La macchina entra nel castello e vi dà la nuvola di punti dell'esterno e dell'interno. Precisione assegnata a 5 mm. Sono i dati che dichiarano, però sono dati che potete verificare, diciamo, sono dati che dichiarano loro. Qua siamo a 40 cm perché, diciamo, alla fine l'abbiamo aggiustato perché ovviamente abbiamo messo un bel GS14 che cortesemente Michele Costantino ci ha messo a disposizione, quindi abbiamo già referenziato. I problemi sono tre. Il primo è non avete nessun punto di riferimento, l'immagine non è il modello non è scalato, dovete voi introdurre una misura manuale. Seconda possibilità, avete dei punti noti, dei punti stazione totale, per cui andate a dire da almeno 3 fotogrammi, guarda che il punto di riferimento 1 è quello, è quello, è quello, il punto di riferimento 2 è quello, è quello, è quello. A questo punto avete un modello scalato. Poi se mettete un GPS avete un modello scalato e georeferenziato. Ogni punto è georeferenziato. Il modello è un modello che potete navigare come volete. Questo è una sorta di laser scanner software. Appresso. Poi ho elaborato un file vettoriale con Analyst, vabbè, questo ve lo risparmio, cioè questo dato lo potete portare in Analyst e farci profili, sezioni, sbagliamenti, stima di volumi, impaginazione all'Autodesk e ve li scoprete, e questo è quello che facciamo noi. Quindi, prego. Quanto pesa? Ma del genere pesa? Pesa tanto. Cioè, ragionate con 50 milioni di punti, cioè è un cloud, come un laser scanner. Ci sono le procedure di decimazione, ci sono le procedure di supporto, è possibile caricarlo sul cloud. Quando lo caricate come cloud non pesa niente, ma questa è tecnologia Autodesk. Cioè Autodesk ha messo a punto una tecnologia che si chiama RECAP, che vedremo in funzione tra qualche istante, che vi consente poi una serie di elaborazioni di tipo speciale. La tecnologia RECAP che Autodesk ha messo a punto. Cosa fa RECAP? RECAP prende in pasto nuvole di punti, milioni, miliardi di nuvole di punti, e vi dà modelli geometrici esatti. Allora, passiamo un po' l'audio di questo. Andiamo avanti veloce. Il modello, questo è un modello rilevato con una nuvola di punti, ormai nuvola di punti. Vabbè, è una nuvola di punti. Si capisce il problema della nuvola di punti, non è questo che è interessante. Diciamo che è una normale nuvola di punti. Adesso questa è la nuvola di punti, diciamo, come viene navigata all'interno, quindi questa qua è il risultato di una elaborazione di questo tipo. Se andiamo avanti, questo software viene inserito in Revit e su questo software viene sviluppata un'operazione di recapping. Questo è il risultato. Cioè il modello geometrico è un modello geometrico ripulito. Questo non è il modello architettonico, questo è il modello di recapping. Cioè tecnicamente si ottiene questo. Questo è il risultato. È un modello geometrico che potete post-processare. Che significa? Macchina fotografica, andate in una chiesa, scattate con tecnica Nadir se state da sopra o con tecnica circolare a 8 gradi, fate sviluppare il laser scanner. Questa è una lavorazione completamente ripulita. Quindi fisicamente questa metodologia ha annullato completamente il rilievo, la misurazione, la triangolazione. Questo è il risultato spettacolare. Ma ragioniamo sempre sui pixel, però. No, questi sono muri. Sì, cioè io metto la fonte di tutto per arrivare a questo, ragioniamo sui pixel. Sui punti. Partito dal cloud.
sì, ma se noi scattiamo la foto, abbiamo, cioè la foto è una serie di cose messe insieme. Sono troppo veloce. Allora, la procedura qual è? Quindi se da scattare foto, dopo lo possiamo fare. Sviluppate secondo una metodologia, fate processare da Pix quadrato, oppure scegliete con un laser scanner lei. E due metodologie. Quello che ottenete poi sono nuvole di punti. Queste nuvole di punti voi le potete semplicemente vedere o misurare come sta normalmente. Recap è una tecnologia che corregge, attraverso, stiamo parlando di un investimento di oltre $500 miliardi, tant'è vero che il prodotto non può essere acquistato, cioè Autodesk non lo vende, vende la conversione. Cioè tecnicamente Recap è disponibile sul sito internet di Autodesk. Andate su internet, vi collegate, hanno delle policy, cioè delle modalità per utilizzare Recap, costa dei soldi, pochi soldi, e vi dà un modello spaziale che se utilizzate in Revit è un modello solido, chiaro? Cioè qui il PIX4D non c'entra niente, la scala non c'entra niente. Recap trasferisce il modello nuvola in un modello a superficie. L'esempio che c'è sotto è ancora più chiaro del particolare architettonico. Voi domani vi commissiono il rilievo di, una, di un infisso particolare, del portone di una chiesa, di un campanile, di una sezione di un particolare storico significativo, di un palazzo gentilizio. Immaginate quello che è, un rilievo. Bene, andate con le tecniche che volete e fate quello. Con la tecnologia nuvola, quindi significa in questo caso drone, macchina fotografica, PIX4D, nuvola di punti, recapping, potete ottenere questo. Vabbè, questa qui è la nostra nuvola, il modello diciamo acquisito in questo caso da un laser scanner è questo. Adesso questo è importato in AutoCAD, cioè la nuvola è importata come nuvola di punti, si produce il file DVG, lo si passa al Revit, si prende una famiglia che è un infisso normale, gli si associa la nuvola di punti e se segue il recapping il risultato è questo. Adesso stanno rendendo una nuvola di punti che praticamente è uno scarabocchio, dopo il recap diventa questo. Eccolo. Quindi voi avete inserito in un muro un infisso come se lo aveste disegnato con un approccio vettoriale. Lo potete computare, renderizzare, forare, posizionare i muri che volete, farci quello che volete. Cioè io vi ho mostrato questo per spiegarvi dove oggi sta andando la tecnologia. Dal punto di vista culturale, metodologico, si sta uscendo da quella fase dove voi state la linea AutoCAD, ArchiCAD, eccetera, eccetera, dove voi nuvola, elaborazione molto veloce, molto dettagliata, precisione del millimetro, recapping, produzione. Chiaro il... Ok, appresso? Questa è una visione 8 mm con una Canon 5D Mark III. Cioè tecnicamente questo è quello che si vede in questa tecnologia di ottica. Quindi abbandonate l'idea dell'uso della macchina convenzionale. Oggi si va verso obiettivi completamente deformi, perché questo vi consente da questo punto a questo punto, è esattamente la riduzione sul piano sferico di uno slot a 180 gradi. Vedete tutto. Qual è il vantaggio? Non dovete farlo ogni 8 gradi. Antonio, cosa ci regali a Natale? Allora, Antonio mi pensa e mi fa due regali. Uno lo scoprirete dopo, ci sono le signorine che vi faranno divertire, perché voi sapete qual è la mia passione. Ma soprattutto, in accordo anche con il presidente Prever, abbiamo lanciato un concorso, ma no, sembra una macchia. Ma non un concorso provinciale, non un concorso nazionale, un concorso internazionale. Noi abbiamo, stiamo lavorando a un sito, a un servizio dove pubblicheremo i lavori innovativi in materia di fotogrammetria, quindi da termocamera, da macchina fotografica, da drone. Dopodiché ci sarà una commissione in parte pubblica, in parte dei presidenti dei vari collegi, e chi vince, vince questo apparecchio, questo modello di drone, che dopo, se, perché adesso ci stiamo avvicinando alla fase, come si può dire,
alla fase operativa. A questo scopo, adesso io faccio una cosa che non era prevista, vi faccio vedere un piccolo video, posso ancora? Certo. Vi state divertendo? Garantito? Un attimo solo, che mi hanno messo il video peggiore del pianeta qui. Allora, io qui un... ok, giù l'audio. Io vorrei farvi vedere questo video. Non era previsto. Dopo che commento. Concentratevi sull'apparecchio lì. Sì. Vabbè, diciamo, questo è un velivolo. Vabbè, stiamo parlando di, come si può dire, far volare questo tipo, chiedo scusa, il volo è al buio, cioè fisicamente lo specialista è... Ma chi è il soggetto? Il soggetto? Ma sta volando... Ah, no, attenzione, questo è il campione del mondo di volo acrobatico, cioè qua sono parlando del campione del mondo, non è che... cioè non è un appassionato, campione... Vabbè, poi qualche cosa ce la dirà lui, perché credo che Giuseppe Annunziata... E lui non lo sapeva che io, diciamo, avrei proiettato questo video, però io credo che sia un modo, come si può dire, perché quello che faremo adesso non lo fa Antonio, dice, ma tu adesso ti sei avventurato, no, adesso Giuseppe, noi abbiamo invitato Giuseppe che è venuto, tra altre cose... Se vuole dopo ci spiega anche come si fanno a fare queste cose, perché è impossibile, se uno non diventa il campione del mondo e quindi... Ok, andiamo alla fase operativa. Adesso Giuseppe, diciamo, ha avuto esperienze con diverse tecnologie di droni. Perché abbiamo scelto DJI? Salve a tutti, non sono molto bravo a relazionare, quindi vi spiegherò... Io, vabbè, vengo dagli elicotteri aeromodelli. Il drone, abbiamo iniziato a assemblare droni circa 6-7 anni fa. Ci sono state varie aziende che hanno tentato di creare sistemi di stabilizzazione GPS. Oggi la numero uno al mondo è la DJI. Loro vengono praticamente da sistemi di stabilizzazione per satelliti che orbitano intorno alla Terra. Hanno praticamente creato i primi sistemi di stabilizzazione anche per droni per uso civile. Ad oggi sono leader assoluti per questo tipo di settore, sia per droni che per elicotteri. Chi ha avuto modo di vedere qualche elicottero è molto molto più difficoltoso di un drone da pilotare. Andiamo sotto il vetro di parla, andiamo in questo un video fatto a Roccaraso, Monte Zurrone, per una stiamo parlando di questo tipo di macchina. Tutto quello che avete visto è stato fatto con questo tipo di macchina. Allora, vabbè, i droni sono praticamente questa parliamo di questa in particolare, sono equipaggiati di un sistema GPS, hanno una bussola, un altimetro che rende praticamente possibile di stabilizzarli in volo. Hanno una memorizzazione del punto di decollo, quindi in caso di emergenza, batteria scarica o qualche tipo di anomalia, il drone rientra a terra e spegne i motori tutto automaticamente. Hanno un sistema di gimbal, non lo vogliamo far vedere? Adesso faremo vedere il gimbal. Cioè il gimbal... Praticamente questo apparecchietto qua che si... Certo, possiamo forse approfittare della prima macchina, okay. Fasarla con, così lo vedono, okay, proprio in ripetizione video. Se nel frattempo vogliamo mettere, perché noi siamo attrezzati anche con l'altro monitor, quindi noi vedremo fisicamente quello che vede il drone e spieghiamo quello che accade dal punto di vista del drone, perché è importante che voi sappiate come funziona questo tipo di tecnologia. Bene, questo qui è l'apparecchio. L'apparecchio, come si fa a spegnere questo? Procedure basi. Abbiamo già sostituito la batteria. Sì. Procedure basi, praticamente si accende il radiocomando e si controlla che gli interruttori siano nella loro posizione ideale di volo. Qual è? Questo telecomando in particolare è dotato di due interruttori. Uno che ha una funzione GPS e una funzione che si chiama ATTI, che praticamente disabilita il GPS ma rende possibile mantenere la quota del drone.
quindi rimane in quota mantenendo sempre la stessa quota, ma non ha il punto GPS, quindi può col vento altro traslare. Un'altra funzione che abbiamo introdotto su questo modello specifico è un sistema di orientamento intelligente che viene dato, viene dato da quest'altro tastino, che vuol dire aiuta una difficoltà grossa del drone per chi lo pilota soprattutto all'inizio, è quando il drone ha una distanza abbastanza considerevole, una luce particolare, uno non capisce più in che posizione si trova. Quindi se il drone si trova praticamente rivolto verso di me e io cerco di farlo tornare verso il punto di decollo, quindi vado indietro, il drone si può allontanare e quindi perderlo di vista. Questa funzione praticamente, che si chiama Home Look, rende possibile, tirando questo tastino, si attiva in volo dopo circa 5 secondi, uno tira lo stick indietro e il drone automaticamente rientra verso la posizione di decollo, come se uno avesse il drone con un filo, praticamente attaccato con un filo. Un'altra posizione si chiama Course Look, che inverte i comandi, che vuol dire se uno ha il drone frontale e va con lo stick a destra, automaticamente il drone andrà a sinistra. Se ha difficoltà a pilotarlo in questo modo, switchando in questa funzione Course Look, se con lo stick va a destra, il drone risponde esattamente come va lo stick. Quindi è molto molto utile. L'ultima funzione del telecomando è praticamente quella di Fire Safe, in modo meccanico, che vuol dire uno spegnendo proprio il radiocomando, il drone va in una situazione di emergenza, si alza di 20 metri dal punto in cui si trova per una questione di sicurezza, rientra sul punto di decollo, e poi vi farò vedere come viene registrato, atterra e spegne proprio. Questo avviene anche in caso di batteria scarica. Lui fa due calcoli: se il drone è troppo lontano e non riesce a rientrare sul punto di decollo, rientra al punto più vicino e piano piano atterra. Se riesce a calcolare che riesce a rientrare sul punto di decollo, lui torna e atterra in piena autonomia. Ok? Se avete domande, qualcosa? Raggio d'azione. Troppo intelligente. Il raggio di azione, la portata radio. Siamo andati oltre un chilometro tranquillamente, mentalmente abbastanza. Con questa linea si può anche, purtroppo le leggi italiane non permettono di andare oltre, ma tranquillamente mettendo un piccolo apparecchietto si riesce ad andare decisamente oltre. La frequenza di questo qua in particolare è 5 GHz, di solito si usa il 2.4. Questi a 5 GHz per un semplice motivo, che il trasferimento dati è in wifi, wifi 2.4, quindi hanno messo la batteria. La batteria dipende un pochino dalle condizioni atmosferiche, mediamente si va intorno ai 20 minuti con questo modello, se ne riescono a fare anche 25-26, naturalmente se c'è vento forte il drone deve compensare il vento, oppure si fa un volo di salita, discesa, calano le prestazioni, ma non va al di sotto dei 18-19 minuti questo tipo di apparecchio. Naturalmente uno può atterrare, sostituire la batteria e immediatamente rivolare, perché non sono più i vecchi motori a spazzole, ma sono motori a induzione, motori brushless, quindi non hanno nessun tipo di problema per l'utilizzo continuo. Avete visto una cosa, come si può dire, non consueta. Allora, praticamente l'avvio dei motori si segue incrociando gli stick in questo modo. Lasciando lo stick così al centro, i motori continueranno a girare fino a quando non gli daremo praticamente l'impulso di decollare. Per spegnerli va tirato praticamente lo stick indietro per qualche secondo. I motori si spengono e per una questione di sicurezza non si avviano più. Che uno involontariamente vorrebbe toccare e lasciare il drone libero volo. Proviamo un decollo? Se sono d'accordo, io vorrei una foto pure. Thank you.
senza GPS, quindi nonostante questo il drone è stabilissimo. Noi ci eravamo riproposti anche di fare un volo nel piazzale, se qualcuno di voi si volesse cimentare possiamo far trovare anche come si pilota se c'è qualcuno, se c'è il presidente.